gioca anche tu con gli insetti da paura. Siamo molto contenti che Small Giants, quindi insetti commestibili di tutti i tipi, sia tornata sul tavolo di Space Valley proprio in vista di Halloween, perché c'è un'iniziativa molto carina che gioca anche tu con gli insetti da paura. C'è un'edizione limitata per Halloween. Acquistando gli insetti da paura vi arrivano anche 4 sfide: insetto scherzetto, la prova del buio, VIP golosi, ma soprattutto quella che faremo noi, aperitivo mostruoso. Gioca anche tu con gli insetti da paura. Pensa di arrivare a una festa di Halloween, portare degli insetti e magari andare a condire tutto il cibo. E magari li mangi e ti accorgi pure che sono buoni. Gioca anche tu con gli insetti da paura! Ora! Edizione limitata! Per questa sfida abbiamo ordinato una pizza. Apri la pizza. Ma chi è che l'ha mangiata? Gioca anche tu con insetti da paura! Tipo, tu sei alla festa di Halloween. Una pizza già mangiata. Una pizza già mangiata. C'hai i tuoi insetti. Apri anche... Hai avuto paura? Guarda che bello. Io sto seriamente immaginando una festa di Halloween con sta roba qua. Incredibile. Gioca anche tu con insetti da paura. Ah, così bello ghiotto? Spacca. L'ho messa dentro sotto. Gioca anche tu con insetti da paura. Trovate l'edizione di Halloween sul sito di Small Giants. Tutte le informazioni qui sotto nei commenti. Divertitevi. Buono. Una pizza al pollo per i peri. Ricordatemi inoltre che sul sito di Small Giants trovate una gamma gigante di prodotti a base di insetti. Non solo insetti interi, ma anche prodotti fatti con la farina. Insetti. Gioca anche tu con insetti da paura. You never sleep away. Don't you shy, I got your number. Don't be shy, I watch it anyway. Sei diventato un peperone. Space Valley. Riverenze a tutta la valle Riverenze. Spaziale. Ho scoperto di essere allergico ai peperoni. Adesso no, che hai citato, non è vero. Oggi c'è un peperone. C'è un peperone? Sì, c'è un peperone. No, giuro, non posso mangiarlo. Sì, mi desquamo tutto. Sì? Anch'io mi desquamo. Non è vero, Ness. Giuro. Sì, ma però... non siamo qui a parlare di squame. No. Oggi parliamo di cucina, parliamo di ricette, ma parliamo soprattutto di... sensi di colpa. Sì. Guilty recipes. Ma tipo la mia, scusa, la mia... la ricetta dell'accetta cane. L'accetta cane del cane d'oro. Esatto. Quella è, potrebbe stare qui dentro. Le anatre hanno le chiappe. Ok. Le ho viste. Le ho viste anch'io. Abbiamo tirato giù un sacco di ricette che notissimi VIP hanno detto di fare. Sono tutte ricette molto strane, cose che magari raccontate ti fanno un po' rabbrividire o ti mettono magari curiosità. E noi siamo qui per assaggiarle, perché vi ricordiamo che siamo degli stuntman culinari. Tra l'altro potete utilizzare i commenti per... fare cosa, Cesare? Che c***o ne so io? Per consigliare... sì, altre ricette strane che magari avete sentito che i VIP fanno. Però prima verificate le fonti, sì, perché noi le abbiamo verificate, abbiamo trovato addirittura anche alcune video. Sono fake, no? No, 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 quelle che abbiamo... no, no, di quelli che abbiamo trovato, di quello che avete trovato in generale, che poi non avete selezionato. Tutto. Cioè, c'era tipo, dicevano che David Beckham si faceva banana e Nutella tipo tutti i giorni, ma non era vero, non era scritto da nessuno. Alla fine di ogni ricetta daremo una valutazione da 1 a 100 e alla fine di tutto stileremo una classifica in cui... compariranno il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto. La classifica. Per oggi. Una classifica normale, no? Però quella classifica la terremo, perché ci sono veramente tantissime ricette, ovviamente oggi ne abbiamo selezionate poche. Faremo altri episodi dove si sfideranno altre ricette di VIP guilty e vedremo quale sarà alla fine di tutto, dopo anni magari di esplorazione, il migliore. Tra l'altro forse è la prima volta che facciamo da 1 a 100. No, l'avete già fatto, sì. Non è menti. Allora licenziami. Le ricette segrete dei VIP. Gelato, sale e olio di Dua Lipa. So I get vanilla ice cream and I put olive oil on it and sea salt. Dua Lipa, beh, oltre che essere bellissima, stupenda, possiamo dire, mi sono innamorato. Secondo me è una donna di altri tempi. Poi canta molto bene, eh. Esatto. E poi, ma oltre che essere quindi una donna, tu te ne devi andare subito. No. Voi sparate le vostre cagate, io. No, 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 ci smonetizzano, ce l'hanno già fatto. È vero, è vero, è vero. È vero, è già successo. C'è YouTube, è uno scherzo. Beh, però ho stretto forte, eh. È un po' stretto forte. Mi hai rotto una clavicolina. Fate lento, più il gelato. Giusto. Devo dire che no, Dua scusami. Sti cazzi, no, sti cazzi. Let's eat, mangiamo, dai. Anche magari degli ottimi gusti. Allora, Dua Lipa adora mangiare ma chi non? Ma chi non? Ma gelato avanti. Alla vaniglia, no, con tipo l'olio e il sale. Tipo, non tutti amano mangiare. Poi no, ragazzi, per piacere, Nelson. Dua Lipa, oltre che essere una donna bellissima e anche bravissima, mi lasciate finire la frase oppure devo ripetere ogni volta? È una grande artista. È una grande artista, probabilmente anche degli ottimi gusti, perché a me questa ricetta ispira tantissimo. Gelato rigorosamente vaniglia, non fior di latte, perché molti si confondono, pezzi, no? Di me.
Prima olio d'oliva. Quanto? È che lì non ha dato delle misurazioni, insomma. Metterei beh, comunque il sapore si deve sentire. Sale no, così. No, no. No, ma dico. Quanto ne metto? Basta. Direi basta. Sono un grande fan del dolce e salato. Oh, esteticamente. No, è bellissimo. È se me lo servissero sarei contento. Prego, a assaggiare. Io devo dire che forse dopo mi unisco a questo assaggio, se è buono. Poi dopo. Tu non sei invitato. Ok, va bene. Alla nostra festa. In particolare che ti era sfuggito. Vero. Riprova domani. Scusi. Sembra feta con l'olio. Sembra margarina. Ho famissima. Lo voglio sapere. Anch'io. Necessito. Amazing. Oh, buono. Merda. No, all'inizio è strano perché senti molto l'olio. Ok. Poi è buono. È incredibile. È veramente buono. Ma così te assaggiarlo, dai. Sono curioso. È molto buono. Bellissimo. Proverò a non dire porca vacca. Sempre. Sì. Ogni assaggio. Alla tua. Non preso niente, Nick. Ah no, è vero. Cioè. È buono, eh. Ah, incredibile. Cioè, sembra un dolce vero, non sembra più gelato. Ma è assurdo. È una roba complicata. Poi ti lascia un retrogusto. Poi ti pizzica. Un po' di olio e questo salatino che ti esplode in bocca che è assurdo. Ma è pazzesco anche l'olio. È il nuovo caramello salato. Bravo, è vero. Ve lo ricordiamo sempre da quasi 10 anni. Come si fa a esaltare il dolce? Col salato, Cicci Belli. No, con un pizzico di sale. Non sa neanche le nostre citazioni. Scusa. Magari se esci di che danno le valutazioni, che dici? Ah! 85. 83. Cosa non ti ha convinto? Ma il post non mi ha convinto. Ma io non l'ho chiesto a te. Vabbè, posso partecipare anch'io? Ti stavo guardando? Non puoi! Popcorn al tabasco e cetriolini di Selena Gomez. This is my version of Texas popcorn, yes. Pickle juice. And Tabasco. Perché in America hanno sta fissa che un po' gli invidio in realtà. Se mettono qualsiasi cosa dentro i popcorn. Ma poi gli aromatizzano mille cose. Sì, è vero. Hanno il feticismo. Comunque, Selena Gomez. Ma tu li mangi crude? Certo. No, no, così non puoi. Cesi. Guarda che ti esplodono in bocca. No, basta masticarli. Io, quando andavo dal nonno, io mi ci buttavo sopra, prendevo e mangiavo. Ma da quelli dove stavano i cavalli, dove mangiavano i cavalli? E il fatto che tu mettessi una cosa da piccolo non vuol dire che questa cosa non faccia male. Mi vedi morto? Selena Gomez è andata da Jimmy Fallon e le ha detto che... No. E le ha detto che prende i popcorn che noi andremo a fare, poi li mette dentro una busta... Della Coop. Dice proprio della Coop. Della Coop, sì. Mette i popcorn dentro, li sala, ci mette un po' di tabasco, mescola tutto e una volta mescolato e amalgamato li prende fuori e li toccia nel liquidino dei cetriolini. Calma! No, raga, per piacere! Nelson, ti sto chiedendo per piacere! questo è un bellissimo gioco, prego. Effettivamente. Bravo, bello. Butta dentro, dai, butta dentro. Oh! Butta. Nels, a questo punto ti sei meritato che anche tu la pulisci popcorn per Nels, terra. Nels, veramente. Veramente. Pulisco io. Sale. Sono pochi. Tabasco. Vuoi vedere come la faccio io? Sì. Così. Nelson! Quindi ora cosa dobbiamo fare? Tocciamo. Non sembra un popcorn. E sparisce anche il tabasco dietro al liquido del cetriolino. Sì. È molto violento. Ti brucia soltanto un po' la lingua. Il popcorn è inesistente. Cioè potresti... E poi non c'è il dito lì dentro. Ha la consistenza giusta. No. Il popcorn diventa fiappo immediatamente. Cioè non sono terribili, non sono la svolta. Qui stiamo cercando, ragazzi, le svolte. 62. 68. Ma sempre... Sì, cioè comunque sono sufficienti, alti, però... Sandwich al burro di arachidi e banana. Di Elvis Presley. I said, what are we going to have for breakfast this morning? He said, fried peanut butter and banana sandwich. Ma... Buono anche crudo. Siamo davanti a una ricetta veramente famosa e super discussa. Su internet se ne trovano veramente mille versioni. Sì, un botto. È una ricetta di Elvis Presley. Elvis Presley, che ricordiamo... di adesso nella reincarnazione. Sta venendo un infarto, credo. Mi canti anche come Elvis. Sentire? Trovando una ricetta più studiata di un ragazzo che... E di cucina ne capisce molto più di noi. Ha detto che assolutamente non c'è il bacon. Ma noi lo mettiamo. Sì, perché è più buono. Di base dobbiamo fare uno smash banana. Quindi prendere la banana, metterla qua dentro, magari senza buccia, smasharla. Bravo. Dopodiché la colliamo sopra uno strato di fetta di pane. Dopodiché dobbiamo metterci il bacon dentro. Dopodiché sciogliamo il burro e tostiamo tutto col burro. Ti sei dimenticato il burro d'arachidi. All'inizio però mettiamo anche il burro d'arachidi. È un toast
con burro d'arachidi e banana. Esatto. Perché la banana? Beh, no, buonissimo. Da... Sono due, lo squishy. Sono due delle consistenze che odio di più proprio nel mondo. È vero, è vero. Non vomiterò questo panino. È terribile la consistenza della banana smashata. A me anche il burro d'arachidi fa fatica, sono proprio due consistenze che non ce la faccio. Infatti vediamo come va, vediamo. No, no, che schifo, no, che schifo. Ma bastava una forchetta. Bastava una forchetta? No, sbocco, vezzo. Perché, perché lo faceva mia nonna. Pensa che sia gelato, guarda, quindi... guardalo e pensa che sia gelato. Che faceva tua nonna? È gelato alla vaniglia di prima. No, dai, dai, sto scherzando. Scusa, ma tutta una banana diventa questa cosa qua? Sì, è pochissima. Assurdo. Beh, vabbè, dai, basta per un panino. Ce la fai a non farle bruciare? Scusa, ma se metto la fettina... Ce la fai a farti i fatti tuoi, per una volta. Your facts. Ma non possiamo farlo dopo col burro? Beh, ma però effettivamente se ci sta, no, vabbè, mettiamo se ci sta, dai, nel burro. Ha senso. Qualcuno glielo spiega. Può spiegare a questo ragazzo? No. Brucia! No, dai, raga! Mamma mia, Cesare, manco un toast! Manco un toast! Adesso mettiamo uno strato di burro d'arachidi. Burro d'arachidi. Burro de cacahuete. Palmi benissimo. Sì, è vero, ma è vero. Nick, raccontaci un attimo la storia della banana, ma vieni qua che magari ci facciamo anche un reel. Ma la sapete già? No, io non la so. Abbiamo allora messo la banana sul nostro pane burro d'arachidi. Esatto. Ora il bacon. Il burros. Vado a mettere. Fai un po'. Bravo. Oh, l'odore è buono. Profumissimo, ma è il burro questo, eh. Sa di canederlo. Guarda sotto se non si sta bruciando. Si sta bruciando. Porca vacca. Ah, secondo me anche Elvis qualche giorno lo bruciava così. Però bello, eh. Ah, esteticamente non gli occhi. Sembra un panino del Pollo di Piero. Allora, no, aspetta, annuncio. Piero. Annuncio, Pollo di Piero. Pollo di Piero, se pollo volete Piero, venire a fare del pollo a Space Valley. Ci sta. Sì. Bello. Che bel suono. E che buono. Mera, ha un odore pazzesco, eh. Questo è quello che mi ispira di più, eh. No, a me no, per cosa c'è dentro. Non cioè, ci pensare. Non mi piacciono né la banana smashata, né il burro d'arachidi. Però se devi vomitare c'è un bidone. Bel tripudio. È un grande problema in questo panino. Si chiama burro d'arachidi. È il salatino buono alla fine. Non è male. Buono. Non è buono. Il bacon è un po'... Too much. No, non si sente. Ok, ok. Infatti ricordiamo comunque che nella ricetta originale in realtà il bacon non c'è. Qualcuno vuole assaggiare? Ehi, sai che passo. 72. Davvero? No, hai detto 72? Sì. E poi non devo neanche dirlo no insieme a te. Coca-Cola e champagne di Tom Hanks. And I just had this Diet Coke. And I said, oh, give me a shot of champagne in there for crying out loud. In the Diet Coke. In the Diet Coke. Tom Hanks si beve la Coca-Cola con lo champagne. Però bisogna fare delle precisazioni importanti. Vai. Praticamente la Coca-Cola che lui usa è la... Light. Diet Coke. La Diet, vabbè, wow. Purtroppo in Italia è un po' in Italia è inesistente. Poi comunque non è una roba così sofisticata, no, voglio dire. Dai. Alla fine nella Coca, rega, si mette tutto. Cioè il rum, si mette il whisky, poi, scusa, si mette la grappa. Quando si va al cinema che si fanno quei mischioni con le mille coche diverse, sarà stessa cosa, identica cosa. Poi, anche la birra. No, quello è vero, lui ha specificato lo champagne, io ne ho preso uno champagne da 30 euro, ma quindi... Te lo stappo io? No, no, mi spari contro. No, no, te lo giuro, no, te lo giuro, no, te lo giuro. Ma cerca di beccare... Oh. Ci ho provato, ma non ci sono riuscito, niente, sparartelo addosso. Stiamo parlando però di un drink alla fine. Sì, dai. Quindi a livello di quantità... 50-50. Parti? No. Quant'è? Due terzi coca e un terzo champagne. Okay. Quindi fai metà. Due terzi coca. Fai metà di coca e un terzo. No, due terzi coca. Eh no, perché sto pensando a non farlo tutto. Chino ma riempite cosa? Un bicchiere due volte di Coca-Cola. Scusa, e questi sono una volta sono quattro di champagne. Quarti. Cioè, allora adesso andiamo a riempire una brocca con dei bicchieri per poi rimettere la cosa nei bicchieri. Calcolo matematico. Questo è quattro quarti, ok? Va bene, quindi noi facciamo due quarti. Tre quarti. Di... Tre quarti. Quante parti? No, lui ha detto, no, lui ha detto, no, lui parti, ha detto due quarti. Due. Se no sarebbe un mezzo. Hai detto due parti di coca e una di champagne. No, lui ha detto tre quarti di coca e una di champagne. No, io ho detto no, due terzi e un terzo. Due terzi e un terzo. Ah, ma perché? Allora sui terzi, non sui quarti. E neanche sui mezzi. Infatti io ho detto mettete due bicchieri di Coca-Cola e un bicchiere di champagne. Ha ragione Nick. Che è come la chimica, il bartending. One bicchiere. Si sgasa tutta a far così. Se devi calcolare la schiuma, non so se hai mai fatto. Ok. Due terzi. E adesso una di champagne. Mettiamo un po' di sale. Nella Coca-Cola si mette veramente tutto, cioè... Il coca rum, coca whisky. È la seconda volta che lo dici e dici soltanto coca rum e coca whisky. Siamo. La cosa che fai alle feste, alle elementari, senza sì lo champagne. Sì, è quando fai il pad, tipo il, come il si chiama? Il punch. Verso? Vai, versa. Interessante. Bel colore. Sai che più chiara. È una cavolata ma mi ispira. Oh, alla salute. A salute. Chi non batte? Non sbatte. Sa di coca-colina gommosa, ma incredibile. No, dai, è buona. Non è male.
È una Coca-Cola leggermente più acida. Ah, ma è acidissima. Più fresca. È come se ti ficcassero due spilli qua. Ma non è vero, dai. Me. L'odore è cattivo. No, è buono, fidati. La di Coca-Colina gommosa. Hai ragione. Beh, è buono. Però c'è un po' di alcolino dentro che, se vuoi, ci sta. Però sai che è molto più buono dello champagne. Vabbè. Beh, lo champagne fa cagare. Sì, esatto. 78. 18. Come gli anni che ho. 18 è... 18 no, per me, ma per me è terrificante. Per me è terrificante. Per me è terrificante. Mac and cheese di Rihanna. Allora, abbiamo davanti a noi la ricetta perfetta, secondo Rihanna, per il disastro. Ovvero, non so perché noi abbiamo la gramigna bolognese. Ma l'hai scelta te, allora, cazzi. Cubettini di... cos'è questo? Peperone, che tu non puoi mangiare. Cipolla e cipollotto. E la cosa che a me fa un po' più strano, pensando a un piatto di pasta... senape, ketchup e salsina piccante. No, io vi devo dire cos'è quella salsina. No! Questa è la salsina prevista. No, era una salsina americana. Noi abbiamo trovato la bomba calabrese. Sono molto carico perché io abitualmente mangio mac and cheese. Ma vuoi mettere dentro i mac and cheese? Quanto devono stare? 10 minuti. Ma quanto peperone ha bisogno? Ma non tantissimo. Lei mettevano tipo metà d'olio. Fai un tagliere. No, Nance, cioè, ti prego. Giuro. Vengono chef che te le insegnano. Cioè, no, fermo un attimo, ti prego. Ti scongiuro, mi fai male al cuore. Ma anche perché te l'ha insegnato Marco del ramen. Lo fai così, faccio tutto il peperone. Poi li metti così, magari li pieghi. E poi dopo vai a fare piccolini così e continui. Hai vinto un lavoro. Chiso. Ma che palle. Non ho mai visto Nelson così sbardato. Adesso io faccio tonno, sono in regia e lui cucina. E io però intanto lo prendo in giro e lo faccio sentire inutile nella vita. Io faccio Nelson, taglio un cipollotto. Girati di nuovo qua, Nick. Però Nelson sei in regia, non è che posso capite, sempre capite il livello di bullismo a cui io sono sottoposto tutti i giorni della mia vita. Così non va bene. Vi rendete conto così che così non va bene, mi hai detto di tagliare il cipollotto. Francesco, non è così soltanto a Space Valley, è così proprio sempre. 24, 7 giorni su 7. Quello è vero. Ma tu mi hai detto taglia il cipollotto, ora lo faccio in quattro parti. Tu capisci anche che devo fare intrattenimento e capisci anche che quando vi ho chiesto di andare a un corso di cucina mi avete detto l'ha no. Chiesto perché faceva più ridere se ero scemo. Quella è vero. La tua vendetta da una vita è intrattenimento. Io so cucinare benissimo in realtà. No, adesso io odorerò di cipolla per una vita intera. Ma quanto manca la pasta? Ma l'hai mescolata la pasta? Mancano 5 minuti. Non la mescolo mai a casa la pasta. Io sono senza parole. Comunque tu non sei in un limbo sottile, tra un po' Nelson quitterà veramente. È veramente antipatico oggi, eh? Oggi è peperato, Mica ha detto che non mescola la pasta. Vabbè, ma lì è un coglione. Andiamo a scolare. No, non scoliamo. L'acqua di cottura. Ci siamo. Acqua di cottura presa. Gramigna pronta, andiamo a scolarla. Swoosh. Okay. Cioè, i peperoni e la cipolla non si cuociono di base. No. Li scaldi un po', rimarranno croccanti. Poi andate a mettere dentro le vostre tre salse. Ok. E la nostra bomba calabrese. Ma mi ispira un botto con ketchup e senape. Esatto, e poi mettete metà dell'erba cipollina che avete. Ciota, sta aiuto. Perfetto. Bello. Ora mescolo. Madonna, però le salse. Le bello. Le salse fanno schifo. Ma il formaggio? E a questo punto versate il formaggio e la vostra acqua di cottura che vi siete. Vai. Buono. Mi bruciano gli occhi per la cipolla. Anche me. Vabbè, metto un po' d'acqua e vediamo se poi ne serve. Sì, esatto. Bello. Dobbiamo manteha. Amazing. Soccia, che porcata. Ah. Bello denso. Bello energico, eh. Della bella energia. Tengo il fatto. Non riesce a girare. È venuto veramente incredibile. Bello. Sembra un po' tirolese come ricetta. Sì, ma scusate, un po' bavarese. C'è quello che sta mangiando dal pentolone da. Ah, quindi tu sei già com'è. È buono. Assaggia. De Sendero. Ma che hype. Non sembra una roba super americana in realtà. Non pensavo che però. Cioè, il cheddar potesse far così tanto. È buonissimo. Quanto è buono. Veramente buoni, brava Rihanna. Sì. Sai che posso dire, secondo me la svolta totale sono quelle verdure. Le verdure. Sono pazzesche dentro così. 89. 91. Ah, però si sfiora il 100. Ah, no, ma è strabuono. Quindi adesso abbiamo la classifica finita, giusto? Sì. Al primo posto per la miglior ricetta segreta c'è Rihanna! Oh, è stato bello. Bellissimo, bellissimo. Allora, Rihanna, sei una gran golosona. Ma chi ha vinto, quindi? Nelson. Stavo mangiando. Ah, Rihanna. Ha vinto Rihanna. Oh, mi dispiace per il gelato, però. Molto buono.
tanta roba al gelato, però Rihanna ci ha conquistato. Posso dire però il gelato aveva un po' più di inventiva, eh. Vi invitiamo chiaramente a provare queste ricette e a taggarci in delle stories, fateci sapere se sono buone o no. Sapete i nostri pareri, sono tutte cose normali, stavolta potete farle a casa, di solito non potete. E poi suggeriteci, mi raccomando, come abbiamo detto a inizio video, nei commenti, altre ricette un po' guilty, segrete, proibite dei VIP. Benvenuto qui sotto. Ma che cos'è questo di guilty? Le salse, almeno per un italiano. Ci sono le salse, ci sono ketchup e maionese. Ma si amalgamano perfettamente, eh. Suggeriteci quindi cose che possiamo andare a provare nei prossimi episodi. Esatto. Ma ce lo finiamo questo? Sì. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così non vi perderete nessun nostro pazzesco contenuto. Sì, ma poi è terribile questa chiusura con voi che state mangiando. Arrivederci.